Bene, buonasera a tutti. Abbiamo fatto il primo tratto di strada, abbiamo celebrato l'Eucaristia, abbiamo fatto adorazione e adesso la parola di Dio. Giovedì mattina alle 11 io celebrerò messa, siccome il 31 maggio sarà anche la celebrazione con cui a sera ce ne sarà un'altra, certamente alle 5:30, fatta da Padre Silvio. Io celebrerò la messa come conclusione del mese mariano, giovedì. Tenete presente che a sera, alle 18, alla Feltrinelli, teniamo il secondo incontro, Squarci di Vangelo in tempo di crisi, questa volta sul lavoro che manca, lavoro rubato. Ci saranno i sindacati, quindi i segretari di CGIL, CISL, UIL, UGL, tutti quanti, della regione Campania, e faremo i conti con questa drammaticità. E credo che come testimonianza, al di là del fatto in sé di ragionare intorno alla parola di Dio, che provoca anche pensieri, soprattutto pensieri di giustizia, se è vero che il Signore dice che ogni operaio ha diritto alla sua paga, significa che ogni uomo ha diritto al suo lavoro e significa che l'umanità è intimamente legata al lavoro, perché senza lavoro si diventa disumani. E allora dobbiamo ragionare non semplicemente sulla crisi, perché dietro le parole si nascondono in realtà dei teoremi che pensano di per se stesso di giustificare le ingiustizie. Quando manca il lavoro, manca il lavoro, manca la giustizia. Comunque ne parleremo giovedì. Ricordate comunque che per Assisi c'è sempre l'elenco, ma bisogna incominciare a chiudere rispetto alla prenotazione, ci vogliono 15 giorni, quindi dobbiamo, perché altrimenti dall'altra parte mi... Vedi, invece è ancora aperto per Gerusalemme dal 2 al 2-9 agosto. Bene, domenica prossima è la solennità della Trinità. La costruzione liturgica del cammino... Ma mi sentite? Aspettate un attimo. Perché ci sta un tasto quando la Chiesa è vuota e quando la Chiesa non è vuota. Andiamo a vedere. Perdete la concentrazione. Ci sta un tasto, chiesa vuota, semi vuota, chiesa metà vuota e chiesa piena. Quindi ma vediamo di... No, io la metto più vicino perché vedo che non mi sentite. Allora, adesso mi sentite meglio, giusto? Perché quello che tenevano è sulla chiesa piena. I tasti ci stanno per essere usati. Ecco, bravo. Allora, se quella tecnologia non viene a servizio dell'uomo, allora la domenica deve stare su quello che è la chiesa piena e altre volte, vedete che questo, io potrei ancora di più abbassarlo, ma siccome mi sentite... è fatto apposta per questo. Bene, allora, domenica prossima è domenica solennità della Santissima Trinità. L'architettura liturgica è un processo che
da secoli si muove, perché noi possiamo in punta di piedi arrivare a contemplare il mistero. In fondo, per tutta la vita credente, noi diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ma cosa diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo? Che si intende per Cristo, con Cristo e in Cristo? Significa che attraverso di Lui, con il suo accompagnamento, con la forza del suo insegnamento, in Lui noi possiamo arrivare in Dio. Ecco perché non c'è preghiera che non inizia, se non rivolta al Padre, se non passa attraverso Gesù, che è sprigionata con la forza dello Spirito Santo, per Cristo, con Cristo e in Cristo. L'architettura liturgica ci fa partire da Avvento e ci consegna alla festa della Trinità. Cioè, il percorso è dato perché noi, in attesa di colui che aspettiamo come consolatore, come forza, come trainante la nostra storia, prima che il dono dello Spirito ci viene dato, nell'attesa di colui che Verbo si incarna nella nostra vita, concludiamo questa attesa ritornando a Dio, partendo da Lui e ritornando a Lui, il nostro Dio Trinità. Straordinario l'ingresso in questa celebrazione potente. Voi sapete quali sono i due misteri fondamentali della nostra fede? Quando io dico quali sono i misteri fondamentali della nostra fede, cosa che si impara al catechismo generalmente, cioè quali sono i due fondamenti della nostra fede? Su cosa poggiamo il nostro credo? I due fondamenti sono, per noi cristiani, che abbiamo imparato da Gesù la strada per salire al cielo e per vivere la terra, sono unità e trinità di Dio. Cioè io credo in un Dio uno e trino. Questo è il primo fondamento. Quando io dico su cosa poggia la mia fede? Su Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è il primo mistero fondamentale della nostra fede. Cioè, senza questo fondamento la struttura nostra credente cade. Padre, Figlio e Spirito. Qual è il secondo fondamento? Qual è il secondo mistero fondamentale? Incarnazione, passione, morte, resurrezione, ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo. In altri termini, io credo nella Trinità che mi passa, che mi arriva attraverso l'azione salvifica e la parola di nostro Signore Gesù Cristo. Sono un cristiano che fonda, cristiano significa seguace di Gesù, che vive Gesù, che è cristificato in ragione dell'attesa, della contemplazione, della visione della Trinità. Mistero insondabile, la Trinità. Non è che noi vogliamo fare un percorso di teologia trinitaria, anche se dobbiamo farlo, perché se è un fondamento dobbiamo pure confrontarci con questa realtà. Ma dobbiamo sapere che ci poniamo dinanzi alla verità che ci è comunicata del nostro Dio che è uno e trino con profonda umiltà, soprattutto perché non deve essere per noi un rompicapo, ma non può trovare la difficoltà di affrontare questa profonda e necessaria verità della nostra esistenza credente, non può esserci l'alibo dire troppo difficile per me, non ne parliamo. Fatto sta che proprio la Domenica della Santissima Trinità noi preti la usiamo durante l'omelia per gli avvisi. Cioè, in altri termini, in questo giorno si incomincia così generalmente. Domenica prossima ci stanno le cresime, mi raccomando, eccetera. Poi ci sarà la processione del Corpus Domini la settimana successiva. E poi mi raccomando, il mese di giugno, il mese del Sacro Cuore. Mi sono accorto che il tempo è passato, della Trinità ne parliamo un'altra volta. No, non dobbiamo trovare l'alibi che è
difficile per noi parlarne e non parlarne affatto. Proprio perché è fondamento della nostra vita, se noi siamo segnati dalla Trinità, ne dobbiamo parlarne. Parliamo con le parole che noi abbiamo, ne ragioniamo con quella forza e l'umiltà che abbiamo di ragionarne, senza voler vivisezionare il mistero, ma con la umiltà di chi vuole entrare all'interno della verità di Cristo, l'annuncio che ci è stato dato, senza la presunzione di avere tutte le parole che in qualche modo possano soddisfare le nostre attese. Vediamo qual è il Vangelo di domenica prossima. Il vostro testo la porta a pagina 281. È Matteo 28, 16, 20, per chi ha il Vangelo. In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la prima volta che Gesù pronuncia il nome della Santissima Trinità. Ha parlato del Padre, ha parlato dell'invio dello Spirito, ma non avevamo mai sentito fino a questo momento l'un nome all'altro orientato in maniera così armonica, armoniosa, così straordinariamente nel suo mistero affascinante. Io vi mando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nostro Dio è uno e tre. Ed è certo che dal punto di vista della nostra abitudine credente, dalla nostra pratica ascetica, ci è molto più congeniale rapportarci con il Figlio, perché lo riconosciamo fisicamente, rintracciabile antropologicamente. Sembra più vicino a noi perché è simile a uno di noi. Nella pedagogia divina così è, nel senso che lui si incarna nella nostra carne, perché mai Dio era stato pensato così vicino all'uomo, dentro l'uomo. Certo, è molto semplice per noi, molto più semplice parlare con Gesù. Ma a volte c'è anche il rischio che questo rapporto escluda il divino, lo faccia diventare nella sua forza dialogica, un rapporto con una persona speciale, certamente formidabilmente speciale, ma il rischio c'è. È sempre stato il rischio del sacro in genere, del trascendente, proprio perché noi uomini, e non è un limite, badate bene, io sono contrario contro chi in maniera iconoclasta pensa che non dobbiamo avere invece, perché Dio, il nostro Dio si è incarnato, quindi vuol dire che se si è incarnato nella nostra realtà, vuol dire che anche quella, la nostra esigenza di toccare, di vedere, certo la dobbiamo con il tempo superare, fa parte del nostro percorso credente, altrimenti Gesù dopo la resurrezione non avrebbe detto ai suoi: toccatemi, vedete che io non sono un fantasma. Per cui la necessità di storicizzare, di concretizzare, non è una fuga dal divino, fa parte del nostro bagaglio culturale, fa parte della nostra storia, è bene che sia così. Però per noi è molto più semplice parlare di Dio e incontrare Gesù Cristo,
sta bene, non è che è sbagliato, ma è sbagliato se noi non riusciamo a dire quello che Gesù stesso ci ha detto: io e il Padre siamo la stessa cosa, e io e il Padre siamo così intimamente legati che chi parla a me deve arrivare a Lui, perché io sono stato mandato da Lui, sono stato inviato da Lui, e lo Spirito Santo è la forza d'amore che da loro proviene. Ora, è ovvio che noi non dobbiamo elaborare stasera un pensiero trinitario, ma se Gesù ci ha detto che dobbiamo andare ad evangelizzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è indubbio che se il Vangelo è sottomesso alla necessità trinitaria, finirà per diventare un pensiero umanamente valido, straordinariamente affascinante, sociologicamente importante, ma non carico di quella rivoluzione che solo se è improntata alla forza della Trinità, che è Dio e che è amore, riesce a cambiare la nostra storia. Perché solo se riusciamo a comprendere quanto questo Dio ci ama, che si fa in tre per la nostra salvezza, solo allora riusciremo a comprendere il nostro percorso, la nostra fede, perché poi da Lui siamo stati formati, da Lui siamo stati plagiati, in fondo dentro di noi è impresso il sigillo della Trinità, se è vero come è vero che all'inizio siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza di Dio siamo fatti. In altri termini, se ci avessero detto che noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza solo di Cristo, allora questo ci basta, ma la nostra armonia e il recupero e il ritorno alla nostra identità parte dal riscoprire il nostro DNA originario, e il nostro DNA originario è nel Dio Trinità, a sua immagine e somiglianza. Ora, è bellissimo vedere i primi sarcofagi dell'era paleocristiana, dove si descrive anche la creazione, no? E si vede su questi monumenti altissimi dell'arte cristiana che nel momento in cui Dio crea viene raffigurato con tre persone uguali, gli stessi tre angeli di Rublev in maniera diversa, forse dopo un piccolo accenno su quello lo facciamo, riproduce nella sua immagine di Trinità. E badate bene che il grande monaco orientale che dipinge quel quadro, quella icona, ti dà subito la raffigurazione, per chi ha contemplato la Trinità, che niente esclude l'antropomorfismo, no? Ma non è ridotto al crocifisso. Nell'Occidente la Trinità è raffigurata, così come potete vedere in Santa Chiara, andate in Santa Chiara, alla porta di Santa Chiara, in Occidente la Trinità è raffigurata con la croce. C'è il Figlio che ha allargato le braccia e il Padre che lo sostiene, e la colomba che è presente, per dirci che la salvezza è trinitaria, che arriva non con la croce di Cristo, ma su quella croce c'è il Padre e il Figlio in maniera diversa, ma c'è la Trinità che salva. In Oriente la raffigurazione della Trinità è molto più complessa, dopo andremo un attimo a riflettere, ed è per questo che nel momento in cui noi diciamo che crediamo in Dio Trinità dobbiamo essere provocati da questa straordinaria, senza volerla, verità, senza volerla risolvere, senza volerla chiudere. Dice Cassiano, uno dei primi scrittori dell'epoca cristiana, dice: di fronte al mistero della Trinità l'uomo si pone in ricerca, cerca, e cerca a tal punto
di entrare dentro, dentro l'infinito, che la sua ricerca è indirizzata all'infinito, per cui più cerca, più ha soddisfazione, perché trova, più trova e più riprende a cercare, e questo cercare alimenta tutta la sua vita. Anche in paradiso, dice Cassiano, continueremo a cercare. È bellissimo, perché voi pensate che generalmente quando diciamo che in paradiso c'è la contemplazione della Trinità, se la contemplazione fosse un fatto statico e non dinamico, il paradiso sarebbe noioso. Cioè tu stai là per l'eternità, questo guarda a te, tu guarda benissimo, ma se non ci fosse in Dio proprio l'infinita ricerca, il paradiso sarebbe noioso. Invece quella novità nasce come fragranza di un incontro. Bene, questo nostro Dio, un Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ci è proposto, è proposto per essere cercato, ma in punta di piedi non possiamo che andarlo a cercare partendo da noi stessi, perché questo è il dato che ci è dato. Cioè io non posso immaginare l'alto se prima non parto dalla consistenza delle cose che ho. Allora, io so per certo che Gesù mi ha parlato del Padre e mi ha parlato dello Spirito Santo. Mi ha detto che il Padre è papà del cielo, ma mi ha detto anche che è potenza. Di Gesù soltanto. Di Gesù c'è una storia da raccontare. I profeti nel primo libro ci hanno detto, e nel primo testamento ci hanno raccontato del cielo in maniera simbolica e in maniera reale. Lo Spirito Santo è nel suo tempo, nel nostro tempo. Ora, se io sono immagine di Dio e dentro di me è impressa l'immagine trinitaria, perché ad immagine e somiglianza sua sono fatto, vuol dire che in ogni cosa, e non posso fare diversamente, creata, che viene fuori dalle sue mani, c'è la sua firma. Ora, se io mi ponessi dinanzi a un'opera d'arte, e molto spesso succede, ma non c'è la firma, se conosco i segni e i tratti dell'artista, posso risalire all'autore. Tanto è vero che molto spesso un artista viene riconosciuto non per la firma, ma per il significato del suo percorso artistico. Possiamo immaginare che parlando di Trinità, visto che è difficile scorgere la firma in noi, ma guardando dentro di noi e al suo potere di creazione, possiamo dire qualche cosa della Trinità? L'uomo, la sua storia, dice Agostino, dice Tommaso, è leggibile come proiezione del divino. Ora, se noi siamo proiezione del divino, se siamo immagine di Dio, non è che voglio raccontare la storiella di Agostino che sta sulla sponda del mare a pensare alla Trinità e il bambino che si avvicina e dice: ma che stai facendo? E sto pensando alla Trinità. E no, che stava scavando la buca per terra, all'acqua, all'oceano, ve lo ricordate? No? Non voglio. Certo, noi non vogliamo soddisfare, non possiamo, però se dentro di noi, dice Agostino, c'è l'immagine trinitaria, c'è il segno, il DNA, qualcosa possiamo immaginare. Immaginare. La scienza ha scoperto che l'uomo fondamentalmente è uno e tre. Cioè che l'uomo, ognuno di noi, è uno, ma dal punto di vista della sua proiezione fisica è tridimensionale. Cioè dice che l'uomo è leggibile nella sua esposizione ternaria. Tu non riesci ad inquadrare l'uomo fisicamente, ma anche psicologicamente, anche spiritualmente, se non lo vedi tre. Infatti, ognuno di noi ha un'altezza, ha una larghezza e ha una profondità.
Tant'è vero che la realtà si evidenzia di volta in volta quando questa tridimensionalità è acchiappabile dall'esperienza. Ora, noi siamo fatti a immagine di Dio, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Uno, non sono Dio. Ma con la sostanza, ma con la realtà, un'unica sostanza in tre persone. Un'altezza, altissimo, onnipotente, buon Signore, dice Francesco, altissimo, altezza. Per cui la persona del Padre è l'altezza. Ed è persona dell'altezza. E voi date tutti i termini e gli appellativi e gli attributi a Dio che sono legati all'altezza. E ci ritroviamo nel Dio Padre, che non sono escludenti esclusivi della sua persona, perché la circolarità nella Trinità è potente. È una famiglia, si scambiano tutto. Altissimo. Ha allargato le braccia per la salvezza del mondo. Guardate il crocifisso che sta là. Allargato, tiene due braccia enormi. Altezza, larghezza. Vi manderò lo Spirito che verrà dentro. Lancia nella profondità, la profondità d'amore, altezza, larghezza, profondità. Ma è un solo Dio, diverso nelle persone. Ma per che cosa? Questa potenza di Dio, che è un Dio amore, che è un Dio famiglia. Non mi sentite da là, non fa niente. Senti. Dunque, nel momento in cui ce lo racconta, mettere tre persone della Santissima Trinità, sentite? Mettere tre persone della Santissima Trinità, mi trovo credere sia arrivato. Se c'era quello portatile, vabbè, fa niente. No, va bene. Allora. Mettere le persone della Santissima Trinità intorno a un tavolo. Questa è l'immagine che c'è nel libro del Genesi, dell'incontro dei tre angeli con Abramo. Ricordate la volta che erano i figli di Sara e Sara dietro la terra per ride, quando questi tre gli dicono: guarda, quanto ti preoccupare, tu avrai un figlio, e Abramo la Guarda nessuno.
vedete, lui nelle prime della sua mano, la prima mano, fa questo segno. Io sono tre. E per spiegare, al centro c'è il figlio che guarda il padre. Ma ci sono altri segni che accompagnano, che guarda il padre, guardate con quale tenerezza lo guarda il padre, perché io faccio quello che ho visto dal padre. L'abito che porta addosso, e ancora mi segno questo motivo, è rosso, quello del quartiere, e il rimando è al servizio. Sarebbe la Cisterna, sarebbe la scuola che ha guardato, vedete la fascia rossa, no? E il secondo della squadra non ha il 3 della trinità, ma ha un segno che è 2, che dice io sono 1, sempre secondo della, ma sono due nature. Nel Figlio, larghezza, e nello Spirito, santo.
il quale mi è stato raccontato dalla luce di Cristo. È per questo che io lo voglio conservare nei miei pensieri, nei miei sentimenti e nelle mie azioni. Questo dice un semplice esempio di croce, che amore e eternità, che ci è stato raccontato da Cristo Signore. Io credo in un Dio, un primo mistero, che ci è stato raccontato dalla morte e dalla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E mio Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti. Padre Spillaccio, non era